Innanzitutto desideravo ringraziarvi, chi siete qua, e ringraziare gli organizzatori per questa discussione, per questa presentazione alla quale sono stato invitato a fare e che mi ha stimolato anche perché a fronte di questo invito, insomma, mi sono anche arrivati degli stimoli che sono stati anche in questo momento presentati nel nostro centro. Stimoli che mi hanno portato abbastanza al di fuori di quello che è tipico di quello che ho fatto e che so fare maggiormente. Quindi la velocità che appunto va coniugata, almeno io ho inteso andasse coniugata non tanto da fisico, ma più da osservatore di quello che sta succedendo, così forse nella storia dell'uomo. Questo è quello che in realtà io cercherò di spiegarvi, diciamo, alle conclusioni alle quali sono arrivato. Mi spiace che non sono riuscito a portarvi il PowerPoint che avevo preparato per questa sera, e quindi andrò completamente a braccio, ma insomma forse questo renderà anche la discussione più familiare e più immediata. Dunque, dicevo, velocità intesa come il susseguirsi di eventi, in buona sostanza, eventi che io ho cercato di collocare nelle tappe che la storia dell'uomo ha percorso. Nella prima slide che vi avrei presentato veniva fuori un po' una cronologia di quelle che sono le tappe dell'universo e dell'uomo, a partire da 14 miliardi di anni fa e giù fino almeno fino a una cinquantina di anni fa, scusate, 500 anni fa, data in cui si fa ricorso e si colloca quella che si chiama rivoluzione scientifica. Forse anche impropriamente, perché in realtà è stata una riscoperta della rivoluzione scientifica, se si deve credere a Lucio Russo, perché gli ellenisti in realtà avevano già scoperto il metodo scientifico ed è stato riscoperto poi da Galileo e gli altri. Però diciamo, questa data è una data che è interessante e forse ancora di più quelle successive di cui vi dirò, perché se uno analizza questi tempi si accorge che ci sono stati certamente delle transizioni in questa cronologia, dei momenti di grande cambiamento, la scoperta del fuoco, gli imperi, la rivoluzione agricola, la rivoluzione industriale. Ci sono stati molti di questi momenti che però non hanno segnato, a parer mio, la velocità di cui avete sentito, cioè la velocità di cui da un secolo a questa parte noi stiamo vedendo. Ecco, in questo senso ritornerò su questo punto, ma volevo anche mettere in evidenza un altro aspetto a cui non avevo pensato in realtà, diciamo. Se uno ricorre, diciamo, a quelle che erano le visioni bibliche, per esempio, che come appaiono nella Genesi, o anche platoniche, come sono nel Timeo, in queste visioni l'uomo è al centro dell'universo, del mondo. La scienza ha sempre cercato di togliere questa centralità dell'uomo. L'uomo, la Terra non sta al centro di niente, la galassia in cui la Terra si trova non sta anche lei al centro di niente, quindi in qualche modo ha violato questa centralità dell'uomo che ci veniva da questi. Beh,
Forse voi avrete visto, ma insomma, se non l'avete fatto, vi invito a farlo, in internet ne trovate a bizzeffe queste fotografie. Ci sono delle fotografie dell'universo appena nato, diciamo, dell'universo che ha forse 300 anni, quando è cominciata a venire fuori quella che si chiama, quando i fotoni sono emersi, e quindi c'è una fotografia di quella che si chiama della radiazione a microonde, e che è la radiazione di fondo, e questa ci dà una fotografia della nascita dell'universo, diciamo, almeno per quanto riguarda le concezioni di chi fa fisica e di chi studia questa materia. Beh, questo è molto impressionante, perché forse sarà anche vero che l'uomo non si trova al centro di niente, che la galassia non si trova al centro di niente, però ha la fotografia, è riuscito con la sua conoscenza e con la sua intelligenza ad avere la fotografia dell'universo nei primi istanti in cui è nato. Quindi in qualche modo riguadagna una centralità l'uomo con questa, con questa evoluzione, chiamiamola così, chiamiamola dell'intelligenza, della conoscenza, del sapere. Ecco, questo ho trovato forse un concetto a cui pensare, e che non è molto lontano, tutto sommato, da delle teorie che sono state discusse, che sono apparse e che sono legate a quello che si chiama il principio antropico, che è stato fondamentalmente sviluppato da Brandon Carter, ma poi anche John Barrow ne ha parlato. Insomma, c'è tutta una linea di pensiero attorno a questo principio antropico, che in buona sostanza dice che l'evoluzione del mondo è andata avanti, ma con un principio. Il principio, sapete che l'evoluzione segue dei metodi stocastici, casuali per procedere, però c'è sempre un principio che decide ciò che casualmente è venuto bene, ciò che casualmente non deve essere fatto continuare. Questo principio, in base al principio antropico, sarebbe il fatto che deve esserci un osservatore, cioè noi, in questa fattispecie, che osserviamo come il mondo è stato fatto. Quindi è un principio che sta alla base della vita, in qualche modo. Ecco, quindi, questo per dire e per giustificare il fatto, così come mi appare, ma insomma, io metto dei condizionali, perché intanto non sono un esperto di queste cose, ma poi, diciamo, le conclusioni a cui arriverei sono anche molto impressionanti da un certo punto di vista. E cioè che se l'evoluzione, chiamiamolo biologica, procede con una velocità e ha proceduto con una velocità più o meno limitata, quella che è, ma insomma, diciamo, il battito del cuore, visto che lei ne parlava. L'evoluzione invece, che sembra essere apparsa dal momento in cui l'intelligenza ha esploso, e questo più o meno fa ricorso da un secolo fa, forse una cinquantina di anni fa, questa accelerazione è stata impressionante, non segue le stesse, non sembra seguire le stesse, insomma, io credo che se uno mette in fila i vari passi a cui siamo andati conoscendo in questi ultimi anni, insomma, il computer, la bomba atomica, senza parlare, parliamo pure della radio e della telefonia, insomma, c'è tutta una serie di scoperte incredibili che hanno cambiato totalmente la nostra vita e hanno cambiato anche il modo in cui anche i giovani stessi si vengono formando. Insomma, io credo che il modo di essere in questo momento abbia sostituito certi atteggiamenti con i quali io stesso sono cresciuto: il dialogo, il confronto, la conseguenzialità, tutti fenomeni che sembrano essere scomparsi in virtù
del parallelismo, la serialità sembra essere scomparsa e un concetto di individualità sta sostituendo fortissimamente un grande concetto di rete che ha delle logiche diverse e sembra che questa rete stia automaticamente procedendo e diventando lei stessa un essere intelligente. Questo io lo trovo, se fosse così, forse spero che non sia così, qualcosa che naturalmente noi dobbiamo pensare molto profondamente, perché questo può portarci ad una nuova transizione, a una transizione in cui, se volete, l'homo sapiens diventa l'homo technologicus, no? Ci sono molti scritti in questo senso, e questo naturalmente ha delle implicazioni molto forti sulla nostra vita. Certamente la velocità enorme del susseguirsi di questi eventi a cui stiamo assistendo rende quasi ferma l'evoluzione della natura. Questo da un certo punto di vista è minaccioso, da un altro punto di vista però ci porta a individuare alcuni criteri che devono essere seguiti. Che dovrebbero essere seguiti. Ecco, questi sono dei concetti e degli elementi a cui io ho posto attenzione nel momento in cui questa domanda sulla velocità mi è stata posta. Cioè, non ho tanto pensato alla velocità in quanto no, fenomeno fisico, ma a una velocità che sta entrando dentro di noi e che sta facendoci perdere il passato e quindi anche il futuro. Noi stiamo vivendo un presente continuo, molto dinamico, e questo a me personalmente fa un po' paura. Però la paura non basta, diciamo, uno deve osservare, vedere quali sono le condizioni nelle quali ci troviamo e analizzarle. Quindi, in sostanza, io mi ricordo, vi ricordo un passo di fantascienza, un grande scrittore, Isaac Asimov, che in qualche modo prevedeva cose di questo genere. Uno dei suoi personaggi è uno psicostorico, ovvero sia uno storico che con delle metodologie statistiche, matematiche, sembrava poter prevedere la storia futura, e prevedeva nel suo caso la fine dell'impero galattico, così era nel suo libro, e per rimediare a questo lui ha messo in piedi un gruppo di enciclopedisti, così erano chiamati, circa 100.000 enciclopedisti, che avevano l'incarico formale di scrivere l'Enciclopedia Galattica. In realtà era solo una finzione, in realtà voleva solamente salvaguardare la scienza, la conoscenza, e infatti collocò questi 100.000 enciclopedisti in un pianeta lontano da tutti, in modo che non potessero essere uccisi, esterminati. Quindi la saggezza posta in un rifugio, in modo tale che quando ne hai bisogno la puoi trovare. Perché se andiamo avanti in questo processo e se veramente perdessimo l'umanità in quanto tale, anche la conoscenza in quanto tale, perché tutto diventa tecnologia, beh, certo, se questa tecnologia si rompe, qualcuno che sappia fare le divisioni ci vuole, perché altrimenti chi l'aggiusta questa tecnologia? Quindi perché io da fisico, da scienziato,
analizzando questo percorso, mi sono impressionato perché da una parte questo mostra come la tecnologia oscuri la scienza, oscuri la conoscenza. La scienza è l'anima della tecnologia, senza scienza non c'è tecnologia. Eppure la velocità con cui gli strumenti tecnologici sono andati avanti è così grande che nella percezione, soprattutto delle nuove generazioni, c'è solo tecnologia, non c'è più conoscenza. Se voi, io lo vedo con i miei nipoti, che sono di una bravura incredibile a gestire tutti questi ordigni, cioè questa tecnologia è pervasiva, è un po' come se loro nascessero già, non come tavola rasa, ma ce l'avessero già dentro queste, un po' come il linguaggio, no? Se noi crediamo alla teoria chomskiana, diciamo, sappiamo che il linguaggio è già dentro di noi, non è che dobbiamo impararlo, dobbiamo solo riscoprirlo. Sembra che questo stia succedendo anche con queste nuove tecnologie. Come se ci fosse sempre di più un'evoluzione tipo lamarckiano, ovvero sia che gli insegnamenti che la società e che quindi la rete, la collettività apprende diventano ereditari. Io credo che quello che sto dicendo non sia un discorso triste, però l'ho voluto fare lo stesso perché mi sembrava che l'uditorio al quale ero stato chiamato a dare queste osservazioni fosse un uditorio adatto per analizzare questo aspetto. Quindi io concludo rimarcando ancora di più che noi ci troviamo forse, non lo so, in una singolarità, come dicono i fisici, ovvero sia in un momento in cui, in un tempo in cui la velocità sta crescendo troppo, cioè sta crescendo in modo immisurabile, diciamo, e che quindi siamo di fronte ad una transizione importante che dobbiamo cercare di dominare e non essere dominati da essa. Vi ringrazio dell'ascolto e concludo ancora con un pensiero. Mi spiace di non farvelo leggere, non me lo ricordo in maniera completa, ma con un pensiero di Bertolt Brecht che lui ha espresso nel suo Galileo e che riprende un po' il fatto che in fondo la rivoluzione scientifica è stata la presa di coscienza che della nostra ignoranza. Insomma, la rivoluzione scientifica è nata quando abbiamo capito di essere ignoranti e che quindi abbiamo dovuto imparare, capire, eccetera. Però questa è andata avanti formando delle complessità e delle strutture molto imponenti e anche molto difficili da gestire. E allora Brecht in questo diceva, a un certo punto, lo dico a concetti perché non me lo ricordo, che la scienza, si riferisce agli scienziati, a voi scienziati, forse capirete tutto, forse sarete in grado di capire tutto volta per volta, ma non aiuterete la massaia a comprare il suo latte. E dovete stare molto attenti a che le vostre macchine sempre più perfette e sempre più veloci, non lo dice veloce, lo dico io, non vi portino sempre più lontano dall'uomo, quindi non siano sempre un qualche cosa che vi allontanano dall'umanità. Io credo che questo è un pensiero a cui dovremmo pensare, perché non siamo lontani, secondo me, da quel punto. Grazie dell'ascolto e scusate se non vi ho...